Amici di Radio 5.9, siamo qui col sindaco di Cavezzo, graditissimo ospite alla partita. Sindaco, l'importanza del ritorno di una società importante come la Cetum Basket Cavezzo e l'importanza che state dando voi con l'inaugurazione della terza palestra dedicata allo sport, che può dare aggregazione e modo di fare aggregazione ai giovani. Sì, il fatto di investire nello sport per un'amministrazione, soprattutto in un momento post-sismo, è un aspetto molto molto importante. A Cavezzo noi abbiamo già inaugurato una palestra scolastica, oggi siamo finalmente, dopo oltre 3 anni, in questo palazzetto ripristinato che vede la Cetum Basket Cavezzo finalmente giocare e ritornare finalmente a casa sua, esatto. E a breve apriremo una terza palestra, quindi un terzo impianto. Questo perché Cavezzo è il paese dello sport, è un paese dove lo sport è sempre stato considerato un valore molto importante ed è un ritorno, insomma, di una struttura anche alla comunità, una comunità che ha sofferto e che adesso vuole ripartire, vuole riprendersi il proprio futuro. E entrando invece proprio nel tema che interessa a noi, la gioia provata da sindaco nel vedere un palazzetto riaperto, pieno per una squadra, per il ritorno, diciamo, di un figlio al prodigo, perché Cavezzo è stata 3 anni in esilio dall'ospitalità di Carpi, stasera è tornata a casa, la gente ha risposto in maniera splendida, visto anche il derby, palazzetto pieno, la gioia. Ha un'emozione sicuramente grandissima, sono passati più di 3 anni e mezzo, questa comunità, come dicevo prima, è una comunità che comunque ha sofferto, che soffre ancora degli effetti purtroppo del sisma. E anche le società sportive hanno avuto un grande rischio, cioè quello di non avere più degli spazi fisici dove allenarsi e dove giocare. Finalmente, dopo oltre 3 anni, insomma, viene restituita questa struttura così importante, quindi sì, Cetum Basket Cavezzo torna a casa e quindi bentornati a casa finalmente con degli spazi adatti idonei. Nominata MVP della partita, Valeria, una partita che era iniziata nei primi 5 minuti non in maniera semplicissima. Intanto abbiamo anche i disturbatori del caso nell'intervista, sì, ma qui è Max che si vuole vendicare. No, stavamo dicendo, la partita non era iniziata nei primi minuti in maniera semplicissima, poi anche i 3 falli commessi da Leotti, il play dell'altra squadra, vi ha un po' semplificato il compito, poi avete scavato un solco che è diventato incolmabile. Sì, è verissimo, abbiamo avuto un inizio un po' titubante, come del resto la prima partita a Forlì. Secondo me siamo state molto brave, al di là dell'uscita dell'Erica o meno, a rimanere lì a martellare, perché se avessimo calato l'intensità sinceramente avremmo fatto molto più fatica e quindi non so poi come sarebbe potuta finire. Penso che il grosso pregio di oggi sia stato quello. Beh, io ho fatto la radiocronaca, devo dire, cioè, sei stata emozionante, perché tu fai più passaggi no look che passaggi guardando dove mandi la palla, tant'è che certe volte anche le tue compagne rimanevano un attimo spiazzate da questi passaggi, e poi nell'ultimo quarto, quando in attacco stavate facendo fatica, hai piazzato 2 triple che hanno veramente tagliato le gambe agli avversari. Sì, ti dirò, oggi a dire il vero 2 palloni li ho buttati nel cesso, cioè ho voluto fare una roba che un passaggio, ma in realtà era il passaggio sbagliato. Poi ci sta che le altre si abituino, insomma, al mio modo di giocare, come io devo abituarmi a loro, quindi insomma siamo agli inizi, c'è tempo e siamo un cantiere di lavorazione. Sì, esattamente. Con Giacomo Bregoli, coach della Cetum Basket Cavezzo. Giacomo, una partita iniziata nei primi minuti non in maniera semplicissima, poi si è messa in discesa. Sì, diciamo che la chiave all'inizio è stato riuscire a contenere Aleotti, che è partita esattamente come contro Fiorenzuola, facendo 6 dei primi 8 punti e ci ha mandato 8-2. Poi siamo riusciti a un po' contenerla, ma soprattutto a rientrare più velocemente per coprire il contropiede. Era una partita che sapevamo che sarebbe stata molto difficile, perché a mio parere siamo le 2 squadre, almeno sulla carta, più forti del campionato, per cui dal mio punto di vista è stata una partita da 2, perché noi abbiamo fatto 2 amichevoli con squadre di A2 e il livello è questo qui, cioè alla fine le giocatrici che hanno inserito, insomma, sono molto forti. Sono infatti contento, perché al di là di Valeria e Eleonora, che sono stati determinanti, anche le ragazzine hanno dato qualcosa, specialmente Bellodi, che in difesa è sempre una certezza, ma oggi anche in attacco ha fatto delle buone cose ed è, ha avuto dei suoi momenti in cui si è perso, ma è stata sufficientemente lucida, per cui secondo me alla fine dobbiamo essere soddisfatti, perché subito la seconda giornata una partita del genere poteva riservare delle brutte sorprese.
E si nota, guardando il tabellino delle statistiche, che a differenza di un Mirandola che ha avuto due giocatrici, Aleotti e Servillo, che hanno portato molti punti, Cavezzo ha avuto quasi completamente un'equa distribuzione tra quelle che sono entrate in campo, quantomeno quelle che hanno giocato più minuti nel fatto di punti. Quindi tutte le giocatrici hanno comunque una discreta quantità di punti nelle mani. Questo è una soddisfazione, perché credo che sia stata assolutamente determinante Valeria, perché ha fatto, al di là dei punti che ne ha fatti, però è stata determinante anche nel coinvolgere le altre, e poi a un certo punto ha marcato Aleotti e la vita è diventata molto molto difficile per Aleotti. Però sono contento che siamo riusciti a esprimere, soprattutto in contropiede, a metà campo meno, ma soprattutto in contropiede, un gioco molto di squadra, e ci siamo passati la palla essenzialmente. Questo ci ha portato a una distribuzione maggiore del punteggio rispetto a loro. Noi, ultima domanda, abbiamo eletto MVP della partita Valeria Zanoli. Direi che a questo punto puoi essere d'accordo con la nostra. Assolutamente, assolutamente. Adesso noi sappiamo perfettamente di avere due giocatrici assolutamente fuori categoria. Ovviamente l'Eleonora, che è qui di fianco con la bambina, ha una bimba da 3 mesi e mezzo, non è al 100%, ma neanche vicino al 100%, ma comunque la sua esperienza, il suo saper stare in campo, la sua capacità di attaccare e difendere allo stesso modo sono utilissimi. Però è chiaro che oggi Valeria, attacco e difesa, ha fatto la differenza, cioè al di là di tutto. Con Max Borghi, allenatore della NBM Mirandola. Max, tu l'avevi detto, era una partita difficile questa, e avevi paura che le tue giocatrici potessero soffrire la tensione del ritorno a Cavezzo contro la loro ex squadra. Può essere questa la chiave di volta che ha condizionato il risultato? Può essere una lettura. Secondo me dobbiamo crescere per capire come si gioca in questa categoria. Loro sono una squadra che è più pronta a questa categoria, in quanto giocano insieme da di più e hanno già affrontato da 3 anni questa categoria, e in più hanno preso Zanoli, che dopo la nostra intervista ci ha fatto il culo. Detto ciò, poteva essere un'altra partita. Purtroppo i falli ci hanno condizionato tutto il gioco e tutte le rotazioni, perché ci hanno portato fuori dalla partita Aleotti con 3 falli nei primi 6 minuti, e questo ci ha condizionato ovviamente il nostro punto focale dell'attacco. Rimane che sì, le ragazze devono crescere, e speriamo che nelle prossime abbiano imparato a prendersi più responsabilità e con più fiducia. Sicuramente i 3 falli di Aleotti nel primo quarto hanno segnato la differenza, si è vista poi anche la rimonta conseguente di Cavezzo. Forse anche Romagnoli sotto canestro, soprattutto a livello offensivo, poteva dare qualcosina in più, visti anche i tanti centimetri che ha la ragazza. Sì, Alice non è una giocatrice d'area come i pivot uno può pensare, è una ragazza che ha sempre giocato con tiri da fuori, quindi purtroppo è andata così. Il nostro piano partita comunque era di dare la palla dentro, e così non è stato, se no gli ultimi 5 minuti. Impareremo a giocare anche lì con la squadra per fargli arrivare palle migliori e con più determinazione, insomma proviamo a fare meglio.